Ragazzi, bentornati in Top Book, la nostra rubrica dove vi parlerò del mercato dei PC portatili con il nostro format di sempre, lo stesso di Mic in Top Smartphone, quindi vi parlerò solo di prodotti selezionati e che vale la pena considerare in questo preciso momento, ma voi non dimenticatevi di iscrivervi al canale e lasciare un like al video. Allora ragazzi, prima di tutto mi scuso per il ritardo nel rilascio della puntata di Top Book, ma arriviamo al dunque. Stanno arrivando sul mercato tantissime nuove proposte a prezzi sempre molto alti, ma la cosa interessante è che le nuove uscite di qualche mese fa, che quindi ora sono un po' più stabili e disponibili sul mercato, stanno iniziando a calare di prezzo. Il consiglio però è sempre quello di seguire il nostro canale Telegram delle offerte, perché lì stanno venendo fuori delle occasioni veramente interessanti, veramente grosse, che ovviamente non possono finire nella puntata di Top Book perché spesso e volentieri sono delle offerte flash. Quindi link in descrizione e partiamo con la selezione di maggio. Asus Chromebook Flip è un convertibile interessante, la costruzione è valida, ha un buon set di porte, ma come al solito la scheda tecnica non è il massimo, ma per un Chromebook non è importante. Asus F515 si ripresenta con Intel Core i3 di undicesima generazione, che in fascia bassa è ok, poi ci sono 8 GB di RAM, 256 GB di SSD, ha un pannello da 15.6 pollici Full HD onesto, c'è anche una porta USB-C tra le tante disponibili, insomma ha tutto quel che serve per far girare bene Windows 11. Lenovo IdeaPad 3 è davvero molto interessante in questa fascia di prezzo, con un display da 15.6 pollici Full HD, ma soprattutto per il processore AMD Ryzen 3 5300U che dà una marcia in più a questo bel portatile. MSI Modern 14 si rinnova con un design molto più fresco, ma senza rinunciare a tutte le caratteristiche che hanno reso questo notebook il best buy per la fascia di prezzo. Intel Core i3 di 12ª generazione che offre un bel miglioramento di prestazioni ed è accompagnato da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Ovviamente display 14 pollici Full HD, buona tastiera, tante porte, insomma un bel boost rispetto al vecchio Modern. Acer Raspberry 5 è valido con AMD Ryzen 5 5500U, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD. Il display è un 14 pollici Full HD. Il display è valido, c'è un sensore di impronte digitali, una buona tastiera, tante porte a disposizione, insomma le solite buone cose che caratterizzano la serie Aspire di Acer. MSI Modern 15 si rinnova con un design molto fresco, ma senza rinunciare a tutte le caratteristiche che hanno reso best buy la serie. Core i5 o Core i7 di 12ª generazione, ovviamente display da 15.6 pollici Full HD, con buona tastiera, tante porte a disposizione e la classica affidabilità della serie Modern di MSI. Grazie al ribasso anche il MateBook di 16 torna a brillare. Si tratta di un notebook da 16 pollici Full HD con punto di forza nel processore Intel Core i5 12450H. Restano sempre i problemi del modulo SSD partizionato male, ma quando i Huawei calano di prezzo ci si può passare su. Dell Inspiron 15 è tornato con il Core i5 12ª generazione e tutti i suoi classici punti di forza. Display da 15.6 pollici Full HD, una buona tastiera, costruzione affidabile, il prezzo però resta sempre altino. MSI Modern 14 nella sua versione maxata con Core i7 può essere una scelta valida per chi vuole la massima portabilità senza rinunciare alle buone prestazioni del Core i7. Ovviamente rispetto alla versione entry cambia solo la dotazione hardware. Acer Nitro 5 nuovamente interessante, display da 15.6 pollici Full HD con refresh rate a 144Hz, valido come pannello gaming e dal punto di vista hardware la combo di Intel Core i5 12500H e RTX 3050 Ti è interessante per quanto costa. Asus TUF-Dash F15 aggiunge finalmente la webcam, che era la pecca più grande della precedente generazione. Migliora anche il design, viene proposto anche in più configurazioni, ma quella più interessante è Core i5 12ª generazione RTX 3050 con display Full HD 144Hz, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il MacBook Air M1 di Apple è sempre verde, che va consigliato sempre e comunque in vista del rapporto prezzo-prestazioni. Funziona benissimo, è bello da vedere e il suo punto di forza è la durata della batteria inarrivabile per tutti. Lenovo IdeaPad Flex 5i di 7ª generazione, un ottimo convertibile OLED con Intel Core i5 di 12ª generazione, buone caratteristiche a tutto tondo come anche un buon set di porte ed anche un bel design, ma è chiaro che il suo punto di forza è il suo display OLED.
MSI Cyborg 15 è una macchina da gaming molto interessante che è un Core i7 di 12esima generazione ma abbinato a una RTX 4050 di Nvidia che offre un rapporto tra prestazione e consumi veramente interessante. C'è un buon sistema di dissipazione ben curato, un bel design, tante porte, una bella tastiera e anche un bel display da 15.6 pollici Full HD a 144Hz. MSI Prestige 15 è un bel portatile valido un po' per tutto grazie al Core i7 1280p, ad alte prestazioni e la possibilità di essere configurato anche con grafica dedicata RTX 3050. Per tutto il resto 15,6 pollici Full HD, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e tutto ciò che serve per essere una macchina completa. Il nuovo Asus ZenBook S13 OLED è un ultrabook in piena regola con un display da 13.3 pollici 2.8K OLED e fa tutta la differenza del mondo e poi all'interno è stato rinnovato con il Core i7 di 13esima generazione in versione a basso consumo, ci sono 16 GB di RAM, 1 TB di SSD PCI Express 4.0, insomma una nuova versione di una macchina completissima per chi cerca il massimo dalla mobilità. Il MacBook Air M2 è finalmente calato di prezzo ed ora è davvero interessante, la macchina è bellissima, il display è migliorato tanto, il chip M2 è molto potente e l'autonomia è sempre irraggiungibile per tutti gli altri. MSI Summit S10 Flip è un convertibile potente con Core i7 di 13esima generazione, ma anche tutto il resto della macchina è molto interessante. Display da 13 pollici Full HD, 16 decimi con anche supporto alla penna, un buon numero di porte con anche un ingresso micro SD, un trackpad grande e tante funzioni di sicurezza avanzata. MSI Prestige 14 Evo nella sua nuova versione è arrivato con il Core i7 13700H, bello potente e con una portabilità super interessante. Ovviamente il tutto con zero compromessi di prestazioni. Si tratta di un Intel Evo, quindi con tutti i vantaggi di questa certificazione, insomma un bel 14 pollici leggero, sottile, concreto e senza fronzoli. Il nuovo Dell G16 è arrivato con il Core i9 13900HX e scheda video dedicata RTX 4070, il tutto con 32 GB di RAM DDR5 e 1 TB di SSD. Il display è un QHD da 16 pollici ma in 16 decimi a ben 240Hz, poi è un design completamente rinnovato e un sistema di dissipazione sempre spinto. Sempre affascinante Dell con il suo XPS 15, configurabile in ogni modo con Core i7, Core i9, Intel Arc, RTX 4000, display PS OLED. Certo, anche la configurazione base costa un bel po', ma è sempre una macchina super premium. Asus ROG Zephyrus G16 è il solito super notebook da 16 pollici, QHD a 240Hz, con Nebula Display e processore Intel Core i7 e GeForce RTX 4070. Una configurazione fantastica per lavoro e produttività, senza rinunciare a design, tastiera, porte, è un notebook premium. Il MacBook Pro 14 è una vera macchina pro e nella sua versione base è il primo step per lavorare con un MacBook di fascia veramente alta. Non manca nulla, c'è il ritorno di tutte le porte a disposizione, c'è un bel display mini LED a 120Hz davvero favoloso, ma a rubare la scena è il SoC con il Silicon M1 o M2 Pro che migliora di un bel po' le prestazioni. Il nuovo MSI Titan GT77 ha la CPU Intel Core i9 13980HX, la più potente in circolazione per single core e multicore ed è abbinata alla GeForce RTX 4090 con 16 GB di RAM dedicati. Poi il notebook ospita ben 4 slot di memoria per RAM DDR5 ed anche 4 slot per SSD M2, addirittura uno PCI Express 5.0 quasi alla pari di un desktop. Il sistema di raffreddamento è bestiale, anche il display non è da con 17.3 pollici mini LED 4K a 144Hz. MSI Rider GE78HX è la soluzione definitiva per chi vuole lavorare senza rinunce e senza soprattutto dover arrivare alle cifre allucinanti per una 4090. Lui ha il Core i9 13950HX, una RTX 4080, 32 GB di RAM DDR5 e 2 TB di SSD. Il display è sempre enorme da 17 pollici QHD in 16 decimi a 240Hz, poi c'è una tastiera di altissimo livello, un design premium e tante porte. Il Samsung Galaxy Book 3 Ultra è fantastico con display AMOLED risoluzione 3K da ben 16 pollici, 16 decimi a 120Hz, spinto dal Core i9 di 13esima generazione e scheda video RTX 4070. Una macchina pronta a tutto sia lavoro che gaming, ma con stile e pienamente integrata nell'ecosistema Galaxy. Il fratello maggiore del MacBook Pro da 14 è il MacBook Pro 16 pollici e fa tutto quello che fa il suo
suo fratello minore, ma lo fa meglio, il display è sempre un mini LED Liquid Retina XDR 120Hz, l'audio è leggermente più potente, il numero di porte è uguale, ma nella sua versione maxata con tantissima RAM e Silicon M2 Max ha delle prestazioni semplicemente assurde, anche per chi cerca qualcosa in più sotto il profilo della GPU. Il Dell Alienware M18 si fa strada con il Core i9 13900HX e la RTX 4090, una configurazione da brividi per una macchina da ben 18 pollici QHD in 16 decimi e 165Hz, perfetta per lavorare a progetti importanti o anche solo per spassarsela in gaming. Dell è sempre una sicurezza per le workstation. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, mi raccomando, sentiamoci in basso nei commenti per eventuali dubbi, domande, soprattutto nelle prime ore di pubblicazione del video, così provo a seguire tutti. E in più, lasciatevi un nuovo feedback su Topbook, perché sto pensando di rivisitare un po' la rubrica e quindi ho intenzione di sapere anche voi che cosa ne pensate, perché spesso e volentieri già negli anni scorsi mi avete dato tante idee per migliorare questa rubrica, che al momento mi sembra funzionare, ma secondo me può essere meglio. E nulla, anche per oggi è tutto, un saluto da Bernardo per TuttoTech.net, ciao!